Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio riparlarvi di Look Fantastic, che non ha bisogno di presentazioni. Un sito davvero fantastico, per riprendere il suo nome, uno shop online ricchissimo di prodotti di tanti brand anche difficili da reperire, in costante aggiornamento e che propone continuamente promozioni interessanti. Ho avuto la possibilità di selezionare dei prodotti sul sito che ho ricevuto qualche giorno fa, che già vi ho mostrato su Instagram, che ho utilizzato anche per realizzare il look che vedete e che adesso voglio mostrarvi nel dettaglio. Infatti armatevi di popcorn e Coca-Cola, perché questo non sarà un video breve, ho tantissime cose da dirvi e da mostrarvi. Prima però voglio assolutamente ricordarvi che con il codice LadyGlow potete usufruire di uno sconto fino al 25% sui prodotti che trovate al link, quindi che vi lascerò giù nell'info box. Direi quindi di cominciare. Innanzitutto ho scelto il famosissimo primer potion anti-aging di Urban Decay. Questo primer, dovete sapere, era praticamente l'unico presente in casa mia fino a qualche anno fa. Dopodiché ho cominciato a testare prodotti di tantissimi brand e l'ho accantonato. Ho voluto riprenderlo, ho voluto riprovarlo e devo dire che vi confermo le mie impressioni, cioè che questo primer è assolutamente una bomba. Adoro tutto di questo prodotto, a partire dalla confezione, è tubetto, quindi è praticissimo, da 10 ml con applicatore a spugnetta sottile. Ha una consistenza fantastica, facile, veloce da applicare. Io lo sfumo velocemente, insomma, con le dita, lo tampono sulla palpebra e poi procedo con l'applicazione del make up. Il trucco dura tutto il giorno, sia quando utilizzo prodotti high cost che low cost. Intensifica i colori e i riflessi degli ombretti e non li fa andare nelle pieghette. Ma non è tutto, perché questo in realtà è un primer trattamento, quindi che svolge un'azione anti-age sia nell'immediato, andando proprio ad uniformare, levigare, illuminare le palpebre, ma anche a lungo termine, grazie ai principi attivi che dovrebbero quindi agire contro i segni dell'invecchiamento se si utilizza costantemente per almeno 8 settimane. Io devo dire che utilizzo tanti prodotti per il contorno occhi, quindi non ho mai capito se questa azione, insomma, anti-age è davvero reale. Ma nel dubbio io preferisco utilizzare questa versione, anche perché mi assicura la corretta idratazione. Io d'inverno tendo ad avere, insomma, la pelle secca, e questa è una base che aiuta proprio ad evitare quindi il terribile effetto palpebra secca. Poi ho scelto la palette Venus XL2 di Lime Crime, una palette che contiene uno splendido mix di tonalità neutre e rosate con sfumature sul verde, in particolare sul verde salvia, sul verde oliva, tonalità che io amo particolarmente in questo momento. Il packaging, come per le altre palette della serie, è veramente splendido e direi artistico. E come vedete riprende il dipinto La nascita di Venere di Botticelli, ma questa dea ha i capelli verdi, il piercing al naso, le unghie lunghe rosa con tanti anelli, quindi è reinterpretata in chiave moderna, e i colori presenti sulla palette, quindi esternamente, riprendono le tonalità contenute. Ha una chiusura magnetica, un grande specchio interno. Questa palette contiene 18 ombretti di tonalità ispirate ai colori della terra in 4 finish differenti. Abbiamo praticamente 4 ombretti matte, 9 metallici, 3 ombretti foil, quindi ad effetto lamina ultra riflettenti, e poi 2 topper semitrasparenti, insomma iridescenti. Ora, questi sono praticamente i colori, come vedete, colori secondo me strepitosi. È una palette sicuramente insolita come combinazione, incentrata quindi sul rosa, marrone, verde. Io non ho nulla di simile e non ricorda secondo me nessun'altra palette. Non sempre, devo dire, mi trovo d'accordo con i finish indicati. Secondo me, insomma, diversi metalli ci sono in realtà semplicemente dei satinati, ma ovviamente è un dettaglio. Io ho tante palette di Lime Crime, però devo dire questa è già diventata, dopo pochi, insomma, utilizzi, già una delle mie preferite. Direi quindi innanzitutto di vedere insieme una selezione di colori. Allora, il primo colore che vedete si chiama In Bloom, è un rosa medio desaturato, smorzato e freddino, matte, molto bello da sfumare nella piega per look delicati e femminili. Il secondo si chiama Sage, è un verde salvia matte, non pigmentatissimo ma modulabile, una delle mie tonalità preferite nella palette, un colore unico e speciale, quello che ho usato anche per il look di oggi. Poi vedete Forbidden, che è questo rame pescato metallico, splendido come protagonista sulla palpebra
membra mobile. Poi abbiamo Stella, che è un color champagne rosato metallic come finish, come vedete però è più perlato che metallico, un colore molto naturale e femminile sugli occhi che dona un sottile bagliore. Poi abbiamo Myth, che è questo verde argenteo chiaro con riflessi oro dal finish foil molto particolare e luminoso. Vedete di seguito Eve, che è un rosa malva intenso, caldo, con micro sparkles multicolor, sempre dal finish foil. Questa è una delle tonalità più luminose presenti all'interno della palette ed è il colore che ho utilizzato oggi sulla mia palpebra mobile. Poi abbiamo Laurel, che è un verde oliva dorato dal finish metallic, un colore stupendo che cattura l'attenzione pur risultando molto delicato sulla palpebra. Vicino vedete Ivy, sempre un verde con riflessi rose gold, sempre dal finish metallic. Questo è un ombretto super cangiante che a seconda della luce appare più verde o più oro, secondo me è una tonalità davvero bellissima. Segue Phoenix, che è questo vibrante arancio ruggine dal finish metallico, e poi Locust, che invece è un duochrome marrone con riflessi verdi, sempre dal finish metallico. In questo caso non si può dire un colore unico perché è stato proposto da tanti brand, ma resta una tonalità assolutamente affascinante. Ho selezionato una decina di tonalità perché devo mostrarvi anche altre palette e non volevo girare un video di 2 ore. E per quanto riguarda le caratteristiche degli ombretti, tenete conto che non sono tutti pigmentatissimi, non sono tutti burrosi al tatto, ma questo non influisce sulle prestazioni. Sono ombretti che si comportano benissimo applicati sulla palpebra, sono molto modulabili, si sfumano facilmente senza fare macchia, il fallout è pressoché inesistente, durano tutto il giorno. Anche quelli luminosi vanno sicuramente costruiti e necessitano di un primer per intensificare i riflessi, però devo dire nel complesso la qualità in generale mi piace, sono ombretti che si comportano meglio sulla palpebra che non swatchati. Non amo i topper presenti nella palette, ma in generale io non amo questi ombretti, insomma topper da sovrapporre ad altri, ed è vero che ci sono delle nuance che una volta applicate sulla palpebra risultano simili tra loro, questa è la principale critica che viene rivolta a questa palette, ma visto che contiene ben 18 ombretti secondo me non è un gran problema. Quello che colpisce sicuramente in questa palette è proprio la scelta cromatica, una palette come abbiamo detto sicuramente molto particolare, unica, insolita, e qualsiasi combinazione si va a realizzare il risultato è sempre bellissimo. Per quanto mi riguarda, questo mix di tonalità neutre, quindi rosate insomma e verdi con qualche tonalità sul marrone, rame, arancio, funziona alla grande, e ci sono delle nuance particolarissime, anche questi due opachi in Bloom e Sage come toni di transizione sono molto molto particolari. E quello che mi piace di questa palette è che è una combinazione, propone una combinazione unica ma indossabile tutti i giorni. Questa è la forza di questa palette, è qualcosa di diverso che consente di giocare con i colori, di sperimentare con i verdi che in questo momento sono molto di tendenza, ma il bello è che qualsiasi look, la maggior parte dei look che andate a realizzare risultano comunque assolutamente neutri, soft, tenui, portabili, perché comunque questi verdi sono dei verdi molto naturali, tenui e smorzati, insomma non parliamo di verde smeraldo, di verde prato, non ci sono in questa palette colori troppo audaci, accesi, vivaci e difficili da indossare, non è una classica palette colorata. È una palette che consente di aggiungere un tocco di colore, quindi di uscire fuori dalla comfort zone, ma in un modo assolutamente sfruttabile nel quotidiano. Insomma, io la trovo fantastica e secondo me questa selezione colori, in particolare per la primavera, è veramente il top. Procediamo, perché poi ho scelto anche una palette viso. Torniamo ad Urban Decay, ho scelto questa palette che è una delle Stay Naked Threesome, una palette che contiene un trio di blush, bronzer e illuminante con formula vegana in polvere, disponibile in 3 varianti. Io ho scelto la Rice, il formato è pratico e compatto, il packaging è bellissimo, bronzo specchiato con il logo Urban Decay in 3D, quindi in rilievo trasparente al centro, ha una chiusura magnetica e specchio interno, e queste sono le tonalità contenute, quindi in un'unica cialda come vedete. La formula è infusa con olio di moringa con proprietà idratanti,
antiossidanti, antinquinamento, promette alta sfumabilità e una tenuta fino a 14 ore. La texture è super setosa e vellutata, la pigmentazione alta, quindi vanno dosate con attenzione, sono facili da sfumare, non fanno effetto gessoso sul viso, durano tutto il giorno senza bisogno di ritocchi, ma direi di vedere ovviamente le tonalità nel dettaglio. Ed ecco i tre colori presenti all'interno della palette Rise. Il bronzer è un color biscotto di media intensità, caldo ma non aranciato, dal finish leggermente satinato, dona un bellissimo effetto sun-kissed molto naturale. Al centro vedete l'illuminante, che è quest'oro pescato shimmer con glitterini dorati, non molto chiaro e abbastanza discreto, applicato è veramente molto soft nelle giuste dosi. E poi abbiamo il blush, che invece è un corallo vivace e caldo, dal finish opaco, un colore solare che ravviva l'incarnato all'istante, dona proprio un effetto salute. Per renderlo comunque più sobrio e naturale, diciamo, per spegnerlo un po', vi consiglio di mixarlo con il bronzer, almeno faccio io faccio così, insomma, il risultato mi piace molto. Questa palette mi ha convinto proprio da subito, mi piace molto sia per il formato pratico compatto, ideale da portare sempre con sé, perché contiene, quindi anche per viaggiare, insomma, perché contiene tre prodotti in uno. Mi piacciono moltissimo le tre tonalità contenute, sono molto versatili, stanno bene insieme, mi piace proprio l'accostamento dei colori e sono tonalità perfette per restituire calore e luminosità al colorito spento tipico dell'inverno. Tra l'altro potete anche utilizzarle sugli occhi, quindi come ombretti, per ottenere un armonioso look monocromatico. Se state cercando una palette pratica, quindi compatta e di ottima qualità, quindi completa, che contiene sia blush, bronzer che illuminante, insomma, questa ve la straconsiglio. Anche il packaging è un piccolo gioiellino. Proseguiamo, perché devo mostrarvi un'altra palette. Ho scelto infatti di Diego Dalla Palma la palette Tribal Queen Face and Eye Palette, che fa parte della Cruise Collection 2021. È una palette di ispirazione tribale, come si intuisce anche dal bellissimo packaging oro. Ho scelto questa palette perché mi ha ricordato tanto la Walk of Fame, la vecchia Walk of Fame, che vi ho mostrato tantissime volte, insomma, una palette che mi ha letteralmente conquistato per la texture degli ombretti, la loro luminosità, l'aderenza alle palpebre. In questa palette nuova le tonalità sono assolutamente diverse, ve lo mostro subito così non vi può venire proprio il dubbio. Le tonalità, vi dicevo, sono diverse, ma anche questa è una palette molto versatile, che contiene 5 ombretti, un blush e un illuminante dal finish luminoso. Abbiamo un packaging quindi in cartoncino rigido con chiusura magnetica e specchio interno. All'interno, come vedete, abbiamo due cialde più grandi, che sono quindi i due blush, il blush quindi è l'illuminante, e poi abbiamo quindi gli ombretti sopra e al centro, che contiene, come vedete, sia colori caldi che colori freddi. E gli ombretti non sono tutti luminosi allo stesso modo, infatti quelli della fila superiore, quindi i primi tre sono metallici, poi abbiamo un ombretto shimmer e uno che è praticamente appena appena satinato. In generale la qualità delle polveri è veramente fantastica, questi sono ombretti, ma anche i blush, insomma, burrosi proprio al tatto, la pigmentazione è altissima dalla prima passata, il fallout praticamente è quasi zero, insomma, come vi dicevo, la formula di questi ombretti mi ha colpito proprio per l'alta aderenza alle palpebre, restano luminosi per tutto il giorno. Come sempre io vi suggerisco di applicarli su un primer con le dita per ottenere subito un effetto pieno, intenso e vibrante, anche per intensificare i riflessi, ma vi assicuro che questi sono ombretti che hanno una resa fantastica anche se li utilizzate con un pennello e anche se li utilizzate senza primer. Ma vediamo i colori nel dettaglio. E questi sono gli swatches. Non so voi, ma io resto sempre abbagliata dagli ombretti metallici di Diego Dalla Palma. Comunque, per quanto riguarda i colori, il primo è un bronzo dorato metallico, sontuoso e regale. Il secondo è un argento metallico che è luce pura. Io non amo i colori freddi su di me, ma questo argento è incredibile, sembra metallo fuso. E poi abbiamo un bellissimo grigio verdastro freddo, sempre metallico,
molto particolare e sofisticato. Segue un rosso ruggine bruciato shimmer con riflessi ramati, un colore caldo e speziato splendido, e poi abbiamo un marrone scuro invece semi matte, ideale per scurire l'angolo esterno dell'occhio, che ha una coprenza modulabile e una texture diversa, più asciutta e compatta rispetto agli altri ombretti. Io trovo questi ombretti metallici, vi dicevo, veramente strepitosi. Quello che mi piace di più di questi ombretti è che sono ricchi di riflessi, danno una luminosità incredibile allo sguardo, ma questi micro glitter, quindi queste particelle luminose, sono molto sottili e ben inglobate nella texture, quindi risultano super aderenti. Per quanto riguarda invece il capitolo polveri viso, abbiamo un illuminante che è un pesca aranciato caldo, un po' smorzato dal finish luminoso, che per la mia carnagione è un blush, ecco perché io dico sempre i due blush, perché è per me, quindi anche questo è un blush. È vero che è una palette che fa parte di una collezione estiva, però io neanche in piena estate, insomma, utilizzo degli illuminanti così scuri. Comunque è un colore bellissimo, quindi questo pesca appunto è aranciato un po' desaturato dal finish, quindi luminoso. L'altro blush, quindi il vero e proprio blush della palette, che è lui, è un incantevole terracotta pescato dal finish satinato, meno luminoso rispetto all'altro, all'illuminante, ed è splendido anche nella piega dell'occhio come tono di transizione medio, che manca in effetti in questa palette. È un colore molto naturale e che amo sulla mia carnagione, perché dona proprio un effetto abbronzato, proprio un effetto abbronzatura, e dona anche quel giusto un tocco di luminosità d'insieme, che dona un effetto sano e radioso senza assolutamente andare ad enfatizzare la texture della pelle. Per stringere, questa palette per me è assolutamente strepitosa. Le tonalità contenute sono sofisticate, femminili, classiche ma non banali. È una palette super performante ed è perfetta per creare dei look scintillanti d'effetto che non passano inosservati, ideali anche per le notti di festa. E in più contiene anche le polveri viso, quindi è sicuramente più intelligente di una classica semplice palette di ombretti. Prodotto super super promosso, ma devo dire non avevo dubbi. Poi, sempre di Diego Dalla Palma, fanno parte della collezione autunno-inverno 2021 Fall in Love tre lip kit contenuti all'interno di queste graziose scatole, quindi in cartoncino, che contengono quindi questi kit labbra, un rossetto in una nuova formula dal finish demi matte e una matita abbinata ispirati alle calde sfumature delle foglie autunnali. Abbiamo come colori, trovate, un rosso mattone scuro, un rosso ruggine e poi quello che ho scelto io, che è l'Hot Nude Lip Kit, che contiene quindi la matita, la Lip Pencil 76 in un formato speciale, e il rossetto invece nella tonalità demi matte, nella tonalità 268. Una precisazione è d'obbligo: la matita è in questo formato, quindi pratico e speciale, ma non si può definire un mini size, perché è come una matita normale, è il mini size rispetto alle matite classiche di Diego Dalla Palma, che come vedete sono lunghissime. Questa io l'ho anche già usata, insomma, temperata più volte, quindi diciamo che è un pochino più piccina rispetto alle matite in full size del brand, ma è assolutamente come una matita normale. Direi di vedere i colori sempre nel dettaglio. Allora, qui vedete rossetto e matita, quindi nel dettaglio. Il colore è un nude marroncino caldo, non troppo aranciato, di media intensità, un colore molto sensuale e versatile, perfetto per completare tanti tipi di make-up. Questo è proprio il mio rossetto ideale per tutti i giorni. La matita, come vedete, è un po' più scura del rossetto e consente di ottenere un bellissimo effetto tridimensionale che fa apparire le labbra più piene e voluminose. Il rossetto, che ha un ovviamente la combo che sto indossando sulle labbra, il rossetto che ha un packaging bellissimo, soft touch, quindi vellutato al tatto, e in un colore quindi che riprende la nuance contenuta, ha una pigmentazione altissima, coprentissimo dalla prima passata, il finish quindi è un semi matte, una texture cremosa che riveste le labbra con un film vellutato e morbido che non secca mai le labbra, quindi non è un rossetto no transfer a prova di mascherina, ma è veramente molto molto confortevole. La matita è una matita iperpigmentata, scorrevole, con un tratto preciso che consente di delineare con precisione quindi il contorno labbra, evitando sbavature e prolungando la tenuta del rossetto,
Che dire, c'è poco da dire, la qualità di questi prodotti è altissima, in linea con gli standard del brand. Quindi se come me amate le combo labbra e i toni nude, l'Hot Nude Lip Kit di Diego Dalla Palma della collezione autunno-inverno è assolutamente imperdibile. Poi procediamo, perché ho scelto anche un prodotto del brand giapponese DHC, che si chiama Eyelash Tonic ed è contenuto in questo tubetto, quindi trasparente, da 6,5 ml. Che cos'è? È un gel nutriente e rinforzante per le ciglia, che va utilizzato la mattina quindi come base per il mascara, la sera come trattamento. Ho scelto questo prodotto perché mi sono accorta con orrore da qualche settimana che la sera quando mi strucco perdo le ciglia, e questo prodotto contiene tanti, è ricco di ingredienti vegetali, quindi come ginseng, insomma aloe vera eccetera eccetera, che vanno proprio a rinforzare le ciglia prevenendo la rottura e la caduta. È dotato di un applicatore che praticamente è fatto come un classico scovolino da mascara in fibre, è facile da applicare, il gel insomma viene distribuito in modo assolutamente uniforme sulle ciglia e non crea alcun tipo di fastidio, quindi non brucia, non irrita, prodotto delicatissimo. Lo sto utilizzando da qualche giorno, quindi sicuramente poco per poter parlare di effetti. Sappiamo che con questa tipologia di prodotto bisogna attendere un po' per vedere i risultati, però so, ho letto tante recensioni e so che è un buon prodotto, è nutriente, quindi è rinforzante, non è un siero allungante e volumizzante, è importante precisarlo per evitare delusioni, ma è quindi un siero che va a rinforzare le ciglia e a prevenire la caduta, e che quindi aiuta ad avere ciglia più sane e folte. Ovviamente ci aggiorneremo sui risultati. E infine ho scelto anche un prodotto per i capelli, per contrastare l'odiato effetto crespo, insomma, che è un problema che mi affligge sia in estate che in inverno. Nell'immaginario comune l'effetto crespo è associato ai capelli ricci, in realtà è un problema che affligge anche le chiome sfibrate, insomma trattate, secche e disidratate. Che cos'è questo prodotto? Un prodotto famosissimo, è il Dream Coat, lo spray Dream Coat di Color Wow, che è contenuto in questo bellissimo packaging specchiato, quindi argento, da 200 ml. Ora, praticamente si tratta di uno spray, come dicevo, molto famoso, pluripremiato, senza siliconi, che promette di trasformare la texture dei capelli e di proteggerli dall'umidità. A differenza di tanti altri spray simili, questo va applicato quindi sui capelli bagnati, quindi, e va poi asciugato, perché infatti si attiva con il calore del phon, quindi va applicato sui capelli tamponati dopo lo shampoo, ed è un prodotto a lunga tenuta, infatti va utilizzato ogni 3-4 lavaggi. Una volta riscaldato con il calore del phon, questo spray sigilla le cuticole, che nei capelli trattati molto porosi sono praticamente aperte e facilmente vanno ad assorbire l'umidità e a perdere la piega. Contiene quindi dei polimeri che proprio sigillano, richiudono e levigano le fibre, per contrastare quindi l'effetto crespo. Agisce anche come protettore termico ed è un prodotto che non unge e non appesantisce, infatti è indicato per tutti i tipi di capelli. Devo dire che mantiene le promesse, è molto leggero sui capelli e le ciocche appaiono veramente come dire, proprio levigate e prive dell'effetto crespo per giorni. Io l'ho utilizzato per la prima volta proprio qualche giorno fa, quindi diciamo che non ho idea, non so se questo potere antiumidità dura davvero per 3-4 lavaggi, però anche se dura meno, per me insomma il risultato è soddisfacente. Pensate che io oggi non ho dopo questo lavaggio, insomma, quando ho utilizzato questo prodotto, non ho fatto la piega io a casa, semplicemente con spazzola e phon, quindi senza nemmeno la piastra, e per me insomma questo risultato è soddisfacente. I capelli sono morbidi, setosi, lucidi, disciplinati e senza effetto paglia. È come un velo invisibile che respinge l'umidità e trasforma proprio anche al tatto la texture
texture dei capelli, come si dice, provare per credere, inutile dire che sono assolutamente entusiasta dei prodotti che ho scelto. Ma non finisce qui, perché ho ricevuto anche la beauty box di dicembre, che ovviamente è in un bel rosso natalizio con dettagli oro e base vinaccia. Le beauty box di Look Fantastic sono tra le più amate e apprezzate in circolazione, contengono almeno 6 prodotti beauty selezionati con cura del valore di almeno 50 euro. Potete sottoscrivere un abbonamento con pagamento mensile con durata di 1, 3, 6 o 12 mesi per ricevere comodamente a casa queste box, quindi esclusive, contenenti un mix di prodotti, make-up, skincare, haircare, body care e accessori. Rappresentano una splendida occasione per poter provare quindi prodotti sempre nuovi di tanti brand con un investimento minimo. Ora voglio mostrarvi che cosa contiene la box di dicembre, che si chiama Un Momento Magico ed è bellissima anche come idea regalo. Dimenticavo di dirvi, trovate anche la rivista, quindi una copia di Beauty Box Edit Magazine, che spiega in inglese ma in un modo assolutamente impeccabile quindi i prodotti contenuti nella box, che arriva quindi a casa vostra comodamente mensilmente. E ho fatto anche la rima. Innanzitutto, cosa abbiamo nella box di dicembre? Hollywood Browser, che è un prodotto davvero molto molto particolare. Si tratta infatti di un rasoio in questo bellissimo color Tiffany, ma l'ho visto anche in altri colori, un rasoio, vi dicevo, dalla forma molto particolare, è dotato anche di custodia protettiva, è studiato per praticamente modellare le sopracciglia e rimuovere i peli indesiderati dal viso e dal corpo senza dolore, arrossamenti o irritazione. La lama infatti è rivestita in acciaio inox con protezione di sicurezza su entrambi i lati, quindi per non tagliare o irritare la pelle. Io ho 4 peli, veramente pochissime sopracciglia, quindi avrei bisogno più di un moltiplicatore che di un rasoio, però sicuramente questo è uno strumento molto utile per ottenere sopracciglia proprio sagomate dalla forma perfetta. Io lo userò, lo proverò sicuramente sul corpo. Procediamo con il secondo prodotto, un accessorio molto interessante, si chiama Satin Sleeping Mask di Glow ed è praticamente una maschera quindi notte in tessuto satinato champagne. Questo colore è veramente raffinatissimo, è una maschera per dormire e che garantisce quindi il buio perfetto per un sonno di qualità e in più riduce la formazione delle rughe del sonno. Ha un elastico molto morbido che quindi non stringe, non crea fastidi mentre si dorme. Devo dire che io non ne ho mai provata una, però questa la voglio assolutamente provare. Come si dice, c'è sempre una prima volta. Poi abbiamo 2 prodotti dedicati alla skincare: The Gold Mask Eye di Starskin. Si tratta di patch rivitalizzanti per il contorno occhi realizzati in tessuto di cellulosa ricoperto di lamina d'oro. Si tratta quindi di un trattamento lussuoso che in soli 15 minuti rivitalizza la pelle stanca, rende la delicata pelle del contorno occhi liscia e luminosa, migliorando anche la compattezza e l'elasticità. La formula contiene l'83% di rosa di Gerico, nota per le sue proprietà rivitalizzanti. Questi mi sembrano veramente perfetti per prepararsi alle serate di festa. Poi abbiamo del brand inglese Elemis questo prodotto che si chiama Pro Collagen Energizing Marine Cleanser in tubetto da 30 ml, un detergente viso schiumogeno al collagene marino con una texture in gel e una formula delicata ma efficace. Il gel si trasforma in una schiuma cremosa che rimuove trucco e impurità senza seccare la pelle. La formula è ricca di minerali, rame, zinco, magnesio, ma anche acido lattico, acido ferulico, acido succinico, un mix di ingredienti che esercitano un'azione nutriente, antietà, antiossidante, lenitiva, purificante, antibatterica, insomma un prodotto molto interessante di un brand apprezzatissimo. Passiamo al makeup del brand Aiko. Abbiamo questo prodotto che si chiama Spotlight Highlighter Pencil, quindi si tratta di una matita illuminante presente nella box nella tonalità Pearl, che è praticamente un rosa delicato, quindi dal finish luminoso. Ha una texture cremosa, è facile da applicare, infusa con olio di jojoba, ed è un prodotto estremamente versatile che si può utilizzare sull'arcata sopraccigliare per ottenere quindi un effetto, un aspetto luminoso e un effetto lifting istantaneo, ma si può usare anche per illuminare l'angolo interno dell'occhio.
vecchio prodotto che torna sempre utile. E poi abbiamo un blush del brand Lotti London, un ombre blush nella tonalità AIDS. Questo è un blush in polvere con cialda, quindi sfumata, in due colori praticamente, bicolore, dal finish matte e con formula vegana. E credo si tratti di una mini size che contiene 2,5 grammi di prodotto, e devo dire che questo formato così piccolino e compatto è davvero ideale per trucchi e ritocchi on the go. La texture è super setosa, proprio vellutata. La prima volta che l'ho toccato mi sembrava quasi un blush in crema. La pigmentazione è alta, il colore è un bel corallo, sicuramente vivace e acceso, che ravviva, quindi dona calore e scalda e ravviva quindi il colorito. Direi che questa box sembra molto molto interessante, promette bene. Io in particolare devo dire che sono rimasta colpita, insomma mi ispirano, e non vedo l'ora di provare i due prodotti dedicati alla skin care, sia la maschera occhi che il detergente Elemis. E per concludere, ovviamente io vi invito a visitare il sito per maggiori informazioni e per regalarvi quindi l'abbonamento alla Beauty Box. Io ovviamente spero di esservi stata l'utile e spero di non avervi troppo annoiato. Vi invito a iscrivervi al canale e a lasciarmi un like di supporto se avete apprezzato il video, e ci vediamo alla prossima.